Se dobbiamo essere disponibili o no, se dobbiamo essere pieni o contenti, se dobbiamo essere pubblici, se dobbiamo servire o no, questo è importante. Se dobbiamo servire o no, questo è importante. Che cosa comporta servire, che comporta essere serviti? Che comporta il servizio, che cosa comporta il servire, certamente servire? Se non gente come ti sei. Se non dai che cosa vuoi. Se non dai che cosa vuoi sostenere. E dando. E dando lo sentire. Quanto a los animales enormes preistóricos que han sido vistos en el Tibet. Guarda, animales preistóricos. Animales preistóricos. Siamo noi gli animali preistóricos. Somos nosotros. Allora, se tu avrai sentito che si parla dell'uomo, delle nevi, oído que se habla del hombre de las nieves. O del monstruo de los. Ma lo Yeti esiste veramente. El Yeti soltanto existe. Che non è quello che loro pensano. Però non è ciò che ellos piensan. Sono i titani, i titani. El Yeti, sono i Yeti sono los antiguos titani. Però i titani si sono guardati bene. Però i titani si hanno protegido da degenerare. Della degenerazione. Hanno conservato la loro legge. Hanno conservato su lei. Non hanno degenerato. E non hanno degenerato. Per 2 anni ha visto ogni giorno una faccia di oro, bella, ma una faccia d'oro. E ora sta realizzando che questa faccia è lei. Beh, guarda, io non ti nascondo che questo lo portavano gli Atlantiti, questa maschera d'oro, prima ancora non che l'Atlantide sprofondasse. Antes de che si hundiera l'Atlantide. E poi sono stati gli Inca a portare queste maschere d'oro. Portavano queste corone frastagliate. Erano là, erano come lamine d'oro. Che portavano prima, io sono stato in Perù, io ho visto queste maschere. Eugenio è stato in Perù, ha visto le maschere e le coronas che llevaban con especie di. Con queste specie lamine che si alzavano. Il suo origen. Erano raggi solari. Simbolizzavano lo sguardo del solare. Gli americani che fanno i grattacieli. Ah, ecco.
E loro avevano fatto una torre di Babilonia per dire. Perché poi quando volevano andare sulla Luna, loro non avevano i mezzi, avevano la torre. Vedevano di più e meglio i fenomeni celesti, che era una torre di osservazione, che di Babilonia. La degenerazione è avvenuta e questa cosa delle lingue che si parla nella Bibbia? Ma guarda, le lingue, ogni gruppo etnologico aveva delle immagini, delle geroglifici, delle cose un po' contemporanee che sono altre lingue parlate, ma più malumore era telepatico. Il tempo allora di Babilonia era telepatico. No. Molto più della Babilonia c'era il geroglifici. Ecco. Tra i geroglifici che era una parola, però ad immagini e simboli e si è tramutato. Le Atlante erano telepatici. Anche le Atlante. Ma perché non guidarli? Da dove vengono i gitani come razza e come popolo, i gitani nomadi? Dangor Wat. Dangor Wat. Angor Vatta, che era dall'Asia. Asia. Da quella popolazione che è scomparsa e hanno lasciato degli edifici mastodontici. E che enormi edifici, un pueblo che fu liberato por ellos. Ed il popolo era sparito. E il pueblo había desaparecido. Perché sono stati prelevati. Los pocos que dejaran erano quelli che erano stati lasciati sono i gitani, sono i figli del vento. Los hijos del viento. Perché non erano ancora idonei ad essere portati via. Che hanno popolato nostra terra. Che hanno popolato nostra terra. Lo spostamento dell'asse magnetico è ciclico, così come è stato scritto nel messaggio delle pietre di Ica? Ciclico. Ciclico, sì. Sì. Soprattutto quando c'è una distonia o esterna o provocata dall'uomo. Questa. Soprattutto quando esiste una distonia esterna o provocata por el hombre. Questa è una distonia provocata dall'uomo. Questa è una distonia provocata por el hombre. Il diluvio, il diluvio di Noè è stato nei tempi dell'Atlantide? Perfettamente. La terra ha oscillato. La terra ha oscillato. E il mare dai bacini è uscito fuori, si sono alzate onde alte fino a 70-80 metri. E le onde si hanno alzato hasta 60-70 metri. E hanno invaso la terra. E hanno invaso la terra, al continente. È stata prima o dopo il diluvio genetico? Prima del diluvio. Ho capito. E è stata una insomma assorbita dal diluvio completamente. Ma poi il diluvio non è che si mise a piovere. No, insomma, sono salite le acque. No, si è congiunto il geoide per cui l'acqua ha cavallato la terra, perché c'è stato. Ma prima ancora della parte di questo, che già qui parlava della. Prima ancora della parte. Molti milioni di anni. Tu parlavi della parola normale? Sì. No, ma sai che cos'è il genere? È semplicemente perché. C'è stato un tempo lo spostamento dell'asse polare. Per cui ci sono i disegni, ora non so se li avete, magari ve li darò io. Il disegno dove si vede che lo spostamento dell'asse solare e dell'asse polare di 45 gradi verso l'Oriente. L'attuale Himalaya era il centro del polo.
di fatta carta. E nel Tibet non è ancora un uomo, ma dove ci sono questi questi ragazzi lì. Io pensavo che gli Yeti erano i guardiani del Shangri-La. Sì, no, beh, Shangri-La era anche nel Tibet a suo tempo, ma era una colonia di attolutiti che si era stabilita in superficie per una missione particolare, per cui era tutelata da una cappa. Da una cappa, come la chiamano, bionica, ma una cappa particolare per cui l'essere non invecchia. Se esce fuori da questa cappa... Ma esiste, insomma, l'hanno fatta la tercera, è uscito Shangri-La. Ma è esistito proprio una città che vivevano così. Era una colonia di attrattiti. E loro mi parlano dell'Atlantide, io non so, mi faccio fare una copia, te la faccio spedire su come sono organizzati l'Atlantide. L'Atlantide è l'Eldorado, va bene, l'Eldorado è abitato dagli Atlantidi, ma non solo dagli Atlantidi, prima i primi ad essere, ad abitare, i primi terrestri ad abitare l'Atlantide che già esisteva come colonia, di essere facente parte della Confederazione, poi sono stati a sua volta i migliori, i realizzati sono stati portati nell'elettorato, gli altri gli hanno dato per adesso gli hanno dato, e in Oriente, sì, hanno messo Mesopotamia, Egitto, eccetera, eccetera, e in Occidente, gli ideali, le rose, e poi l'hanno vissuta. Però hanno vissuto facendo vedere sull'Atlantide un satellite della Terra, un piccolo satellite, ne aveva sé. Uno ha distrutto il continente Mu, i giganti che erano degenerati, i soldi bastano ancora. E la parte di stato di sotto non è escluso il materno di essere risulta da questa ombra. No, è perché questa cosa è nera, no? Questa cosa. Io avrei le nostre membra, le membra, cioè, poi vanno a cadere un attimo, mi dice, ma arriva, arriva un meteorite, che c'è? Altri parleranno, altre scimmieschi persone, come i greci, parleranno, discuteranno, così come stanno discutendo le persone. Sì. Ma abbastanza diciamo, eh? E cioè, gli attributi ci sono, ogni tanto le merda, fare le loro servizi, va bene. Attuano i loro programmi. È interessante sapere che la strada dell'Eldorado non è mitico, esiste, è reale. Ci sono scienziati terrestri spariti misteriosamente dalla Terra. Come Majorana? Ci sono gli extraterrestri che vivono in mezzo a noi? La mitica Eldorado è una realtà. Eldorado si nomina di città d'oro, pur restando fino ad oggi il miracolo, il sole, appagato di numerosi esploratori. Non è sorta dalla fervida immaginazione di qualche sognatore, non è frutto di fantasia, non è mito, né simbolo. Eldorado esiste davvero. Quale fantascientifica città sotterranea, poggiata in oro, fissi, costruita ancora molto di
loro base operativa si trovava nell'isola di Poseidon, allo scopo di istruire gli atlantini sulla legge cosmica e di realizzare i presupposti ideali al fine di integrare il pianeta Terra nella convenienza. La loro progressiva deteriorazione impedì tale progetto. Alcuni atlantiti realizzati non contaminati, cioè dalla degenerazione, furono per loro scelta destinata a popolare nel mondo. Ad altri non sufficientemente idonei fu concesso di emigrare prima che si verificasse il cataclisma. In Oriente e in Occidente, America Centrale, Africa Orientale, Egitto, Mesopotamia. Attualmente nel Dorato esistono una feconda collaborazione e una imponente attività al fine di salvare il pianeta da una catastrofe nucleare. La città d'oro è una parte di quel paradiso terrestre, altro mitico luogo di biblica memoria perduto dall'umanità e da vita propria, indipendente dalla vita di superficie, alimentata dall'energia di un sole centrale artificiale emanante luce dorata. Essa si trova nel cuore del pianeta con una ricca e lussureggiante vegetazione, con laghi e fiumi di acqua cristallina, purissima, con animali mansueti e serpizzieri, come anche il suo caso porta a pensare, con edifici confortevoli tutelati da fantascientifiche strutture di sicurezza contro eventuali atti vandalici dei terrestri e istruiti da dinamici particolari. Tuttavia il Dorato non è totalmente isolato dal resto del pianeta. Essa ha numerose vie di comunicazione, lunghi e comodissimi tunnel che consentono ai sofisticatissimi mezzi di cui la città d'oro dispone di raggiungere la superficie. Le principali uscite, le più comunemente utilizzate dai suoi abitanti per la loro missione, sono due. Altre uscite secondarie esistono in molti punti della Terra, fra le quali le più attive si trovano nel triangolo delle Bermude e nel lago di Titicaca in Perù. Nel Dorato esiste pure un cosmoporto capace di accogliere numerose navi spaziali provenienti.